Si intitola Le Mosche, il cortometraggio prodotto dalla società di produzione cinematografica Open Mind Film in collaborazione con la Scuola di Formazione Cinematografica Napoli Film Academy, con la regia di Edgardo Pistone, pluripremiato a settembre con i riconoscimenti per la miglior regia la Settimana Internazionale della Critica della 77esima Mostra del Cinema di Venezia e con il Premio Campania 2020. Il film racconta le avventure di un gruppo di ragazzi abbandonati a se stessi mentre la vita scorre indisturbata. In balia dei demoni della crescita, della loro fantasia e della loro tracotanza, i ragazzi, come mosche che ronzano dal marciume alla seta, si trascinano verso un epilogo tragico e irreparabile. La proiezione Napoli da Focus, la Fondazione Quartieri Spagnoli Onlus, alla presenza del regista Edgardo Pistone, dei produttori Luca Zingone e Sergio Panariello, degli attori protagonisti e dei rappresentanti delle associazioni che hanno promosso il progetto. La cosa decisiva è stata quella di, insomma, di osservare i ragazzi e vedevo che i ragazzi avevano un'adolescenza più o meno simile alla mia, che poi in qualche modo è l'adolescenza di tutti. E abbiamo provato a raccontare in questo piccolo film l'adolescenza vista al di fuori del tempo e al di fuori della storia. Siamo una produzione emergente, questa è una delle nostre prime produzioni e quindi siamo estremamente soddisfatti, anche perché questo progetto è nato proprio da un'occasione formativa attraverso il progetto Attivazione, che ha coinvolto degli istituti scolastici del Comune di Napoli, anche grazie fondamentalmente al contributo del Comune di Napoli e alla collaborazione con la Napoli Film Academy. Siamo per questo felici di questo inizio, di questo risultato che poi abbiamo ottenuto con il nostro secondo corto in produzione e quindi siamo contenti e speriamo di poter continuare questo percorso grazie anche alle collaborazioni e alle reti sul territorio che stiamo costruendo. Intervenuti anche il sindaco Luigi De Magistris e Monica Buonanno, assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli, che ha finanziato il progetto Attivazione. Noi abbiamo sempre puntato sull'interazione tra sociale e cultura e giovani e questa è la dimostrazione che poi si raggiungono prodotti di qualità in cui si creano opportunità di lavoro e anche opportunità di evidenziare i talenti significativi della nostra città. Napoli si pone sempre all'avanguardia di queste attività così particolari, così sperimentali e così dedicate a chi vive ai margini. I ragazzi sono per noi un tesoro e una priorità.